Il Tao che può essere detto non è l'eterno Tao. Il nome che può essere nominato non è l'eterno nome. Senza nome è il principio del cielo e della terra, quando a nome è la madre delle 10.000 creature. Perciò chi non ha mai desideri ne contempla l'arcano. Chi sempre desidera ne contempla il termine. Quei due hanno la stessa estrazione, anche se diverso nome, ed insieme sono detti mistero, mistero del mistero, porta di tutti gli arcani. Sotto il cielo tutti sanno che il bello è bello, di qui il brutto. Sanno che il bene è bene, di qui il male. È così che essere e non essere si danno nascita fra loro. Facile e difficile si danno compimento fra loro. Lungo e corto si danno misura fra loro. Alto e basso si fanno dislivello fra loro. Tono e nota si danno armonia fra loro. Prima e dopo si fanno seguito fra loro. Per questo il santo permane nel mestiere del non agire e attua l'insegnamento non detto. Le 10.000 creature sorgono ed egli non le rifiuta. Le fa vivere ma non le considera come sue. Opera ma nulla si aspetta. Compiuta l'opera egli non rimane. E proprio perché non rimane non gli viene tolto. Non esaltare i più capaci. Fa sì che il popolo non contenda. Non pregiare i beni che con difficoltà sottengono. Fa sì che il popolo non diventi ladro. Non ostentare ciò che può desiderarsi. Fa sì che il cuore del popolo non si turbi. Per questo il governo del santo svuota il cuore al popolo e ne riempie il ventre. Ne infiacchisce il volere e ne rafforza le ossa. Sempre fa sì che non abbia scienza né brama e che colui che sa non osi agire. Poiché egli pratica il non agire, nulla v'è che non sia governato. Il Tao viene usato perché è vuoto. Non è mai pieno. Quale abisso? Sembra il progenitore delle 10.000 creature. Smussa le sue punte, districa i suoi nodi, mitiga il suo splendore, si rende simile alla sua polvere. Quale profondità? Sembra che da sempre esista. Non so di chi sia figlio. Pare anteriore all'imperatore del cielo. Il cielo e la terra non usano carità. Tengono le 10.000 creature per cani di paglia. Il santo non usa carità. Tiene 100 cognomi per cani di paglia. Lo spazio tra cielo e terra come somiglia a un mantice. Si vuota ma non si esaurisce. Si muove ed ancora più ne esce. Parlar molto e scrutare razionalmente vale meno che mantenersi vuoto. Lo spirito della valle non muore, è la misteriosa femmina. La porta della misteriosa femmina è la scaturigine del cielo e della terra. Perennemente ininterrotto, come se esistesse, viene usato, ma non si stanca. Il cielo è perpetuo e la terra perenne. La ragione per cui il cielo può essere perpetuo e la terra perenne
è che non vivono per se stessi, perciò possono vivere a lungo. Per questo il santo pospone la sua persona, e la sua persona viene premessa, apparta la sua persona, e la sua persona perdura. Non è perché è spoglio di interessi, per questo può realizzare il suo interesse. Il sommo bene è come l'acqua. L'acqua ben giova alle creature e non contende. Resta nel posto che gli uomini disdegnano. Per questo è quasi simile al Tao. Nel ristare si adatta al terreno. Nel volere s'adatta all'abisso. Nel donare s'adatta alla carità. Nel dire s'adatta alla sincerità. Nel correggere s'adatta all'ordine. Nel servire s'adatta alla capacità. Nel muoversi s'adatta alle stagioni. Proprio perché non contende, non viene trovata in colpa. Chi colma ciò che possiede, meglio farebbe a desistere. Chi batte a fino ciò che è appuntito, non lo mantiene a lungo intatto. Un palazzo colmo d'oro e di gemme non si può conservare. Chi si fa arrogante perché ricco e nobile procura da sé la sua rovina. Ad opera compiuta ritrarsi è la via del cielo.